Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Luglio è alle porte, il periodo più intenso per quanto riguarda la programmazione di Borgate dal vivo è veramente qui imminente, quindi ne parliamo insieme al direttore artistico Alberto Milesi. Grazie per essere qui con noi, buonasera, benvenuto. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, un sacco di cose belle da fare, vogliamo parlare di quello che succede già da domani? Sì, già da domani parte questo weekend di... Saremo a Condove e poi a Susa, domani venerdì 1 luglio a Condove, in particolare a Borgata Mocche, quindi per noi è un po' ritorno alle origini, torniamo a lavorare, a portare uno spettacolo in una piccola borgata appunto sopra Condove, uno spettacolo Mi abbatto e sono felice, uno spettacolo a cura di Mulino d'Arte, il Teatro Pedali, uno spettacolo a emissioni zero, perché ci sarà questo monologo con Daniele Ronco pedalando durante lo spettacolo alimenta il service audio luci, quindi anche un messaggio che vogliamo trasmettere, non sarà l'unica volta che lo faremo durante questo festival, di un evento a emissioni zero. Bene. Sabato 2 luglio saremo ancora a Condove, questa volta al campo sportivo, dove torniamo per il secondo anno con uno spettacolo molto bello per tutta la famiglia. Lo spettacolo si chiama Leggende, è uno spettacolo di arti circensi, teatro, fuoco, giocoleria, quindi davvero uno spettacolo molto bello che consiglio a tutte le famiglie di venire a vedere. Noi l'abbiamo già fatto 3 anni fa e abbiamo voluto riproporlo perché veramente merita. È all'appuntamento alle 21 al campo sportivo di Condove. Chiudiamo domenica 3 con uno degli eventi sicuramente più attesi, infatti non a caso già tutto esaurito, al Castello di Susa con Ermal Meta presenterà, parlerà del suo libro Domani e per sempre, avrò il piacere e l'onore di poterlo intervistare. Al termine ci sarà il firmacopie e ci sarà anche un momento musicale a cura di Ermal Meta, una sorpresa per i fan. Sì. Quindi il cartellone è molto, molto variegato, anche perché passiamo davvero dal teatro a pedali e all'arte circense, l'arte, le leggende del nostro territorio, e poi il fascino della giocoleria, del fuoco, del circo, fino appunto alla presentazione del libro di questo cantautore che appunto è Ermal Meta. Quindi davvero tanti momenti, ognuno può scegliere veramente, l'ideale è andate a vederli tutti, l'ultimo di Ermal Meta diceva è appunto sold out, però uno può scegliere in base anche un po' al suo a quello che ha voglia di fare. Questo è molto bello, sì, perché c'è molta scelta. Ormai il nostro festival è a carattere fortemente multidisciplinare, abbiamo sempre un occhio di riguardo anche per gli spettacoli per le famiglie. Abbiamo più di 30 spettacoli, quindi ce n'è per tutti i gusti e si trovano tutti naturalmente sul nostro sito borgatadalvivo.it e andremo avanti fino al 4 di settembre, quindi Benissimo. C'è tempo per poterci seguire. Un po' per tutti i gusti, diciamo. Benissimo, noi nel frattempo racconteremo tutto quello che accadrà man mano. Andate pure sul sito di borgatedalvivo.it dove trovate tutto il programma. Ringraziamo il direttore artistico Alberto Milesi per essere stato Grazie ancora una volta con noi. Grazie, a presto. Grazie mille, a presto. GRP.